4 giugno San Francesco Caracciolo. Allora è proprio vero che le coincidenze non esistono nella vita, esistono solo le dioincidenze. Infatti la vita di questo santo, che si chiamava Ascanio Caracciolo ed era un nobile appartenente alla famiglia ricchissima e nobilissima dei Caracciolo, ma vivente in Abruzzo, e allora la vita di questo nobile fu cambiata da una circostanza ritenuta fortuita, una coincidenza, una svista dei postini dell'epoca. Perché? Dunque, lui apparteneva a questa nobile famiglia. Da ragazzo si ammalò di una malattia terribile che si chiamava elefantiasi. Questa malattia comportava il gonfiore dei piedi soprattutto, e molte volte conduceva alla morte oppure all'amputazione di alcuni arti del corpo. Egli però fece un voto alla Madonna, e il voto consisteva nel fatto che egli promise di consacrarsi a Dio se fosse guarito da questa malattia terribile, che portava anche a dolori e a spasimi inimmaginabili a quei tempi, in cui mancavano gli analgesici. E allora, una volta guarito, diventò sacerdote e si trasferì a Napoli. A Napoli cominciò a lavorare soprattutto nell'ospedale degli incurabili. Era nato nel 1563, quindi dobbiamo immaginare intorno alla fine degli anni 80 del 1500, e lì, mentre lui si chiamava ancora Don Ascanio Caracciolo, gli venne consegnata, recapitata, una lettera rivolta appunto ad Ascanio Caracciolo. Però questo era un suo lontano cugino, che si chiamava proprio come lui. E chi la scriveva questa lettera? Era un sacerdote, un altro sacerdote, si chiamava Giovanni Agostino Adorno, il quale voleva fondare un nuovo ordine religioso, e quindi invitava lui, Ascanio Caracciolo, o meglio il procugino, e un altro prete ancora, a riunirsi nella certosa di Camaldoli, e lì iniziare una nuova vita di un nuovo ordine religioso che doveva avere al centro l'adorazione eucaristica. Qui siamo vicini al sacramento della Eucaristia, perché è vicino al tabernacolo. Siamo vicini al tabernacolo. Allora, questo ordine non solo nacque, e non solo poi ci si accorse dell'equivoco, che la lettera era stata recapitata alla persona sbagliata, ma Dio aveva scritto dritto sulle linee storte, perché Ascanio Caracciolo, che cambiò nome diventando religioso in Francesco Caracciolo, divenne il leader di questo piccolo gruppo che poi si allargò velocemente, e divenne in seguito San Francesco Caracciolo. Morì giovanissimo, da appena 45 anni, ma ebbe il tempo di fondare i minimi del Santissimo Sacramento, quindi i chierici regolari minimi, detti anche del Santissimo Sacramento, perché loro hanno nel loro carisma proprio l'adorazione del Santissimo Sacramento dell'altare. Tra l'altro, un altro voto in più che facevano era quello di non accettare mai dignità all'interno dell'ordine e al di fuori dell'ordine. Quindi, se venivano nominati vescovi, cardinali o avevano dei ruoli all'interno dell'ordine, loro dovevano sempre rifiutare, mai ricercarlo. San Francesco Caracciolo morì ad Agnone, e noi conosciamo già questo paese perché è la patria di padre Matteo d'Agnone, un grande esorcista del 500, e morì ad Agnone quasi improvvisamente mentre visitava i suoi confratelli che erano nel Molise sotto l'Abruzzo. E una cosa importante: io ho conosciuto quest'ordine perché a Roma loro hanno una chiesa all'interno del ghetto ebraico, si chiama Sant'Angelo in Pescheria, che è uno dei centri di radiazione della spiritualità carismatica nel mondo, perché è il cuore della comunità Maria, che
che è distinta dal rinnovamento, però più o meno vive la stessa spiritualità. Allora San Francesco Caracciolo, un santo poco conosciuto, ma un santo importante, ed è un santo che ha promosso l'adorazione eucaristica nel Santissimo Sacramento, è un santo che nell'umiltà ha promosso una vita cristiana di riforma dei costumi. Morì il 3 di giugno 1608, ripeto, all'età di 45 anni. San Francesco Caracciolo, prega per noi.